Ciao amici, oggi tratterò un argomento che ci tocca tutte da vicino. Parliamo di biancheria intima, con alcuni segreti su reggiseni, slip e perizomi. Wow Simona, ma di cosa ci parlerai oggi? Ma no, vi parlo di biancheria intima e salute. Spesso mi concentro sui pericoli dei cibi raffinati, dell'alimentazione scorretta. Oggi invece vediamo come evitare alcuni problemi comuni dovuti alla biancheria intima, come mal di testa, infiammazioni, irritazioni, dolori, cistiti. Ecco i 7 errori più comuni che possono provocare disturbi e fastidi. 1. Biancheria di giorno, sì o no? Non indossare la biancheria intima di giorno può causare sfregamenti delle cuciture con la pelle, con irritazioni come effetto immediato. 2. Biancheria di notte, sì o no? Secondo gli esperti, dormire senza biancheria va bene, si chiama naked sleeping, permette di mantenere l'ambiente ideale, contrario alla proliferazione di batteri. Bandito soprattutto il reggiseno sotto le coperte, che stringe la zona toracica del diaframma e limita la respirazione durante la notte. 3. Perizomino? Certo Simona, va molto di moda. Sicuramente è sensuale, moderno e comodo, non segna i vestiti, ma è sconsigliato a chi è sensibile a infezioni, irritazioni, infiammazioni e funghi nelle parti intime. 4. Biancheria sudata. Chi fa sport o tende a sudare molto dovrebbe cambiare la biancheria dopo aver sudato, quindi 2 volte al giorno anziché una. E il materiale deve essere adatto, quindi traspirante, mi raccomando. 5. Che tessuto usare? Il cotone è perfetto, la seta va bene per le occasioni speciali. Invece, aboliti del tutto i tessuti sintetici, state alla larga da poliestere e simili. I tessuti non traspiranti aumentano l'umidità e la temperatura, con un conseguente aumento della carica batterica e proliferazione di funghi. 6. Quali detersivi? Spesso i detersivi vengono usati in eccesso e causano dermatiti e irritazioni. Meglio usare detersivi ipoallergenici, naturali e senza profumazioni forti. 7. Viva la comodità. Va bene voler evidenziare, ma esteticamente l'intimo troppo stretto non è il massimo e non fa bene. Per esempio, reggiseni e guaine contenitive troppo stretti disturbano la respirazione, rallentano la circolazione e causano sfregamento della pelle. In molti casi sono un motivo di dolori a schiena, collo, spalle e stomaco, quando invece non colleghiamo questi disturbi alla biancheria. Per conoscere tante altre strategie trendy e sane è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Iscriviti anche alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. Se vuoi approfondire questi argomenti, in descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Vivi al naturale e vivi meglio!